Buongiorno a tutti. Buongiorno. Maria ha parlato delle epoche. Quindi in realtà sono due, no? Che non succedono nello stesso tempo, ma una dopo l'altra. E dunque una è organica, l'altra è critica. In quella organica, ripeto un po' così rinfreschiamo, no? In quella organica tutto è connesso, c'è un tutto, no? Dunque una organicità tra le parti. In quella critica sono parti singole, dunque analisi, conosciamo piccoli pezzettini, ma non conosciamo l'insieme. In questa critica quello che prevale è un concetto, un pensiero, no? Nell'epoca organica invece è la vita. Prima è la vita e poi segue il concetto o una legge che aiuta questa vita. Questa, se c'è la vita, può essere la vita buona o diciamo vita nuova, ma può essere anche una vita che non è buona. Ma comunque quello che precede è la vita e poi il pensiero. E vedi che adesso siamo già all'inizio di un'epoca nuova, che è quella organica. Sta alla fine quella critica. Per tanti anni, decenni, secoli c'era il concetto, che era la cosa primaria, individuo, no? L'uomo individuo. Adesso siamo proprio alla fine di questo. Sta arrivando, no? La vita e la comunione, la comunità, di stare insieme. Bene. E già vediamo che questa vita comincia a vedersi sia in modo buono che in modo non buono. Perché vedi, stiamo prendendo delle leggi per le cose che le persone cominciano ormai a vivere. E non dico adesso quale cosa, ma solo pensate un pochino e vediamo. Si vede, tu puoi toccare, la gente vive, adesso vuole che questo diventa la legge, che questo lo Stato conferma. Però vedi il concetto, dunque questa legge, il pensiero è secondario, la vita è primaria. E non può essere buona e non buona. E perciò in questo tempo è inutile pensare che adesso la Chiesa può dire, vedi nel Catechismo è scritto così o così, non serve nulla. Perché dice non mi interessa questo, io ho bisogno della vita, a me interessa la vita. Dunque, quale potrebbe essere la missione della Chiesa? Beh, rivelare questa vita, come Maria ha già detto, ha accennato, rivelare questa vita. L'uomo può essere convinto solo quando vede questa vita, ma che è la vita nuova, una vita bella. E dunque a questo vorrei agganciare l'arte liturgica. L'arte liturgica che è legata alla vita, che esprime la vita nuova, no? E ancora ripeto questo che forse abbiamo detto durante ogni incontro, ma vabbè, questo adesso è l'ultimo, poi no, potete pensare altre cose, ma comunque che Sacro Santo Concilium dice, no? Che la liturgia è culmine, no? Dell'azione della Chiesa e la fonte. Dunque una e l'altra sono due cose straimportanti. Dunque noi prendiamo di là, noi prendiamo è la fonte della vita, il cuore della Chiesa, e tendiamo, perché non siamo ancora arrivati, per capire quanto in questo tempo dove siamo chiamati a rivelare la vita e di nuovo nel cuore questa liturgia della quale stiamo parlando in quest'anno. Bene, dunque liturgia e Chiesa abbiamo detto, e poi la Chiesa è il corpo, corpo di Cristo, dunque Trinità. La Chiesa è immagine, no? L'uomo è immagine di Dio, la Chiesa, bene, i tre, come ha mostrato Maria, vivono delle relazioni belle. Adesso anche la Chiesa
è chiamata a mostrare questo, la comunione. E vedi quanto è bello, proprio questo fa parte dell'epoca organica, non servono più individui. Tu puoi essere individuo più perfetto, non serve a nulla, perché adesso questo che affascinerà sarà solo fatto insieme, no? Uno che vedrà una comunità insieme, uno che vedrà una coppia, due sposi che si amano insieme, ma non una sola persona. Questo tempo è proprio finito, no? Bene. E questa vita nuova, che non è quella vita cattiva che può essere anche, no. Questa vita nuova è radicata nel battesimo. Siamo stati morti, no? Ma la morte è vinta. Abbiamo visto sullo slide prima, la morte adesso è vinta, dunque un dono ricevuto. Bene, queste erano introduzioni un po', anche se oggi tutto quello che dirò sarà una introduzione sull'arte liturgica, perché abbiamo, non so, mezz'oretta, dunque tutto una, solo un tocco, un piccolo assaggio, come potrebbe essere, o come si potrebbe fare l'arte liturgica. Ma abbiamo detto quanto è importante la liturgia, e liturgia si svolge nello spazio liturgico. Bene, dunque o in una chiesa e in una cappella che simboleggia la chiesa come corpo. E questa chiesa, questa cappella è già l'arte, è l'arte liturgica, praticamente tutto insieme. Dall'architettura, no? Che può essere una parte architettonica è molto statica, praticamente ingegneria, ma c'è altra che è molto dinamica, che è artistica. E poi tutte le altre, pittura, mosaico, scultura, basso rilievo, poi c'è anche musica, ma noi adesso non possiamo toccare tutto. Io proverò di dire qualche cosa sull'immagine e qualche cosa su architettura, no? Qualche cosa su immagine e architettura, ma sottolineando quale cosa? Proprio questo che è il cuore, che è la comunione, perché la vita nuova per l'uomo è vivere la comunione. E come si vede questo poi nell'immagine, che è nella chiesa, e come forse possiamo fare, perché siamo all'inizio di un tempo, dobbiamo ancora scoprire come fare, e come forse possiamo fare quest'arte, questa architettura, no? Bene, dunque adesso la prima parte, com'è questo spazio? E qui farò il nesso con l'immagine. Com'è questo spazio liturgico? È uno spazio che unisce. In questo spazio l'uomo vive l'unione con Cristo. Dunque non è uno spazio di una calma falsa, di una tranquillità dove non succede nulla, no? Di una concentrazione solo con me stesso, ma è uno spazio che mi invita ad incontrare l'altro, ad incontrare Dio, a incontrare l'altro uomo. Poi questo spazio liturgico, che è l'artistico, che è praticamente espressione artistica, è spazio di bellezza. E se è spazio di bellezza, è spazio di comunione. Poi vedremo. Mi sembra che abbiamo già fatto il nesso. Avete già capito? La natura è bella. No, proprio prima sono uscito per qualche minuto e dicevo, ma è bello, no? C'è un vento, certo, deve un po' coprirti, ma è bellissimo. Dunque la natura è bella e Dio si rivela in tutto quello che c'è, anche nella natura. Ma la natura sola, dunque immagina un tramonto, immagina tanti momenti bellissimi nella natura, ma è comunque troppo poco, perché tutto muore e non c'entra più con me. E bisogna invece capire come tutto è unito a me, perché è unito da Dio. Solo se è unito a Dio e a me è salvato, no? Bene.
E vedi cosa dice Soloviov su compito d'arte. Cosa è l'arte per lui? Cosa è l'essenza dell'arte? Lui dice così: opera d'arte è ogni rappresentazione sensibile di qualsiasi oggetto o fenomeno dal punto di vista del suo stato definitivo, ossia alla luce del mondo futuro. Dunque, stato definitivo, ossia alla luce del mondo futuro. Bene, io così in realtà posso vedere anche la natura, perché se non la vedo così, no? Dunque, al suo stato definitivo, che è dove? Che è unito a Dio, non vedo tutto, forse vedo poco, no? Vedo un albero, ma è poco, è solo albero, cosa fai con questo albero, no? No. E l'arte ci aiuta a vedere stato definitivo. Qual è stato definitivo? Unione, tutto è unito in Dio, l'uomo è unito a Dio, il creato è unito a Dio, tutto mi parla di Dio, io faccio parte di questa unione in Dio. E vedi, in questo senso, no? Anche lo spazio è bello quando rivela questo, quando rivela questa unione, questa comunione. Uno spazio è bello quando rappresenta la sua verità, la sua, diciamo, non così, spazio liturgico, una chiesa, no, una cappella è bella quando rivela quello che è sua essenza. Ma cosa è sua essenza? Rappresentare la chiesa, noi. Come popolo di Dio, ma e cosa è? Questo dice, no? McNamara, che è un teologo americano da Chicago, dice: una chiesa sarà bella quando essa mi rivela il corpo di Cristo e quando essa mi rivela che siamo uniti a Dio Padre. Ecco, dice anche tante altre cose, ma questa è l'essenza. Dunque noi, fratelli e sorelle, corpo, noi siamo un corpo in Cristo e questo corpo è unito al Padre, basta. E poi non dice come deve essere questa chiesa, anche oggi noi non abbiamo il tempo di toccare altare così, no, questo qua è il secondo passo, no? Tutto questo deve essere radicato in qualche cosa di più profondo. Bene, e se noi adesso vediamo una chiesa, dove vediamo questo? Solo in due parole. Io entro nella chiesa e entro in corpo di Cristo, perciò la porta è molto importante. Che porta è? Che io passo questa porta e entro nel corpo di Cristo. Bene, io entro nella navata. E poi nell'abside, cosa c'è l'abside? È il Padre che mi accoglie. Adesso noi non entriamo in questo, sono già i dettagli, ma per capirci abbiamo già detto tutto l'essenziale. Bene, e qui mi aggancio all'immagine che abbiamo detto, perché in qualche modo ho detto, no? Sono invitato a vedere questa comunione, no? E noi possiamo dipingere sia Dio che l'uomo nella Chiesa, no? Dio si è incarnato, Dio è uomo, no? Dio è uomo. Dio che si è fatto l'uomo, dunque si può fare. Bene, e queste immagini hanno una certa forza su di noi. Io qui non posso non menzionare Leonid Uspensky, che era uno che era molto contro l'immagine. Lui era molto contro l'icona. E adesso, no, quando parlo dell'icona, se adesso in due minuti parlo di icona, non voglio dire solo icona, ma penso all'immagine, no? Icona, dipende come consideri, ma se dici icona, sì, può essere questa in legno, ma può essere anche un mosaico, può essere un dipinto. Bene, e questo Uspensky, che è vissuto nel XX secolo, cosa faceva? Lui era in Armata Rossa, no? Lui distruggeva delle icone, buttava delle icone dalle case, veniva dentro e le bruciava, dunque proprio distruggeva, era un piccolo San Paolo prima della conversione, no?
Ma poi gli è capitato che ha cominciato a studiare arte e lì ha incontrato un iconografo Crook, che era in Monaco, e lui ha cominciato a dipingere e poi ha cominciato a fare anche icona. Ma prima di fare una sua prima icona, ha detto: per me non c'è nessun problema, io posso fare icona da credente, non credente. E lui non era ancora credente, per modo di dire, perché chissà, Dio sa che se sei credente non sa Dio. E lui ha fatto una scommessa con Crook, che è capace di fare una icona da un ateo perfetto. E una scommessa ha fatto. Bene, questo è successo in Francia, ha fatto questo in Francia, a Parigi. E lui comincia a fare l'icona e a un certo punto lui capisce che stava facendo qualche cosa di santo con un atteggiamento sbagliato. E lì comincia la sua conversione. Lui ha cominciato in un modo, diciamo, brutto, ma poi qualche cosa è successo, questo non si sa, almeno io non lo so cosa è successo. Ma piano piano questa icona ha fatto qualcosa in lui, no? E poi lui dice, no, poco dopo, è attraverso l'icona che ritornò alla fede e alla Chiesa. Dunque l'icona, l'immagine l'ho portato alla fede. E ancora dopo non lo diceva, e spesso ripeteva questa cosa: lasciate lavorare le icone. Dunque lasciate lavorare le immagini. Ecco, solo un esempio molto, molto chiaro, concreto: che forza che possa avere un'immagine, no? Anche se oggi, parlando delle epoche, è molto, molto facile capire, noi viviamo ancora per un piccolo momento questo periodo di separazione. Dunque separiamo, no, spazio, immagine, no, deve essere separato, non c'entra. Ma no, è inutile, inutile, perché dobbiamo ancora aspettare un po', sarà impossibile fare diversamente, perché si unirà tutto, è impossibile fare diversamente, no? Qui c'è anche una citazione, no, di Longhi, che dice: guarda, anche il più consapevole dei cristiani non ricorderà le parole delle omelie ascoltate da un bambino, ma certamente avrà fissi nella memoria i quadri, le candele, i dettagli delle chiese in cui ha passato tante ore da bambino. No? Vedi, questo ti forma, fa qualche cosa senza renderti conto praticamente, no? E qui adesso agganciamo questo, perché vedi, l'immagine ci aiuta a vedere la fine. E adesso capiremo perché è così importante vedere non solo l'inizio, ma l'insieme. Qual è la fine? In realtà già sappiamo. La Pasqua di Cristo, lui è morto ed è risorto. Ma se noi viviamo solo della morte, se noi ricordiamo solo della morte, viviamo della depressione. Ma noi comunque siamo depressi, ma quando siamo depressi ricordiamo dove siamo chiamati. E l'arte, l'immagine ci aiuta in un modo veramente di eccellenza in questo. Qui per esempio c'è il Padre Misericordioso. Ho preso solo una porta, diciamo, no? Dove si vede questo. Ma potete immaginare se uno vede questa in continuazione, questa porta, in continuazione. E cosa si vede? Qui c'è il Padre e il Figlio che prende tutto, vedi, ha preso tutto, praticamente non puoi vederlo, vedi solo una parte della faccia, no? Bene. Adesso questo Figlio, vedi, è qui tra i porci, ma qui c'è comunque la casa del Padre, vedi che rimane in quel che tu pensi che è schiacciato, no, l'uomo rimane immagine di Dio, rimane dunque in qualche parte del cuore, della coscienza rimane, ma lui è tra i porci, lui è mezza morto, bene, e lì
il padre lo sta aspettando, il figlio non c'è, il figlio è qua, ma il padre comunque sta così tutto il tempo, in continuazione sta così questo padre. Bene, e qui c'è il figlio che comunque si sveglia, a un certo punto comincia a camminare incontro al padre. E abbiamo detto, cosa sta facendo il padre? Beh, sta aspettando il figlio, no? Bene, questo figlio si sveglia e prima o poi, vedi, e finisce così. Vedi qui l'anello, altro, no? Bene, avete capito, abbiamo tutto. Sia la separazione, la morte, che l'unione, no? Ma l'arte ci aiuta a rivelare qual è la fine. Noi tendiamo verso di là, ci svela, rivela in continuazione questo, no? Perché il nemico vuole che noi dimentichiamo questo, ma l'arte in continuazione ci dice questo. Cosa diceva Solovyov? L'arte, la vera arte, ma può essere liturgica o meno, dunque ci mostra lo stato definitivo di un o altro oggetto, di persona. Ma qual è lo stato definitivo? L'uomo unito al padre, figlio unito al padre. È questo, no? Bene. Dunque qui abbiamo fatto una sottolineatura attraverso l'immagine, che come potrebbe essere questo spazio, no? Io non ho mostrato adesso le foto, ma possiamo immaginare uno spazio che è pieno di persone, che è pieno, ma può essere anche solo alcune, basta che capisci che sei parte del corpo, no? Parte del corpo, ed è tutta un'altra cosa se entri in uno spazio vuoto o in uno spazio popolato, vivo, no? Bene, e adesso nella seconda parte diciamo qualche cosa su come possiamo fare questo spazio. Come? E io qui farò un nesso con l'architettura, una architettura fatta insieme, perché nell'epoca organica non puoi fare nulla da solo. E anche architetto nell'epoca organica, nell'epoca critica, è stato uno slegato da tutti. E questo architetto faceva i suoi progetti nel suo laboratorio, in studio di architettura, e poi imponeva questi progetti a tutti gli altri. Perciò nel mondo di costruzioni la persona più strana è chi? È l'architetto, perché arriva lì tra le persone e dice dovete fare questo. Ma l'ingegnere dice, ma com'è qui? Abbiamo bisogno di una colonna? No, qui la colonna non può stare, io voglio mettere la colonna di là, ma non si può. Però l'architetto dice no, qui, perché per così è più, qui deve essere. Poi se lo vede una mamma di famiglia, dice ma questa casa è brutta. E l'architetto dice ma non è brutta, tu non capisci nulla. Tu non sai niente di cultura, di arte, tu devi studiare e poi capirai che questa casa è bellissima. No, ma vedi, è questo architetto slegato da tutti che impone un progetto. E così si fa architettura, no? Così si fa oggi architettura, certo. E fine, e siamo verso la fine di questo tempo, perché architettura sarà la cosa più bella da fare. E una cultura bella, no? Crea innanzitutto una bella architettura, dice Berdiaev. Ma certo, certo. Ma una cultura meno bella crea architettura meno bella, ed è normale, perché è povero architetto che fa da solo. E magari è genio come è, ma se lo fa da solo non può essere tutto, no? Non può essere bella, non comprende tutti. Bene. E dunque vedi che una chiesa, uno spazio liturgico, può essere fatto solo insieme. Ma ci vuole anche la vita di questo insieme, ci vuole una comunione. Perciò è importante che c'è un vescovo, un prete, un parroco, che aiuta, che cerca di fare la comunione, no? Il vescovo cosa c'ha da fare? Amicizia tra lui e i preti e poi tra i preti e altre persone, non c'è altro da fare, no? Dunque ci vuole un cammino sinodale. Bene. E vedi, soprattutto ci vuole un modo di vivere nuovo, di questa vita nuova. Ci vuole questo, che è una vita comunionale. Bene.
poi espressioni, noi adesso non parliamo abside deve essere così, fonte battesimale così, no, espressioni sono praticamente infinite, praticamente anche questo è interessante, che Chiesa non ha mai canonizzato una e l'altra forma. Dunque vedi quanta libertà, quanta una libertà immensa. Basta che tutto sta nella liturgia, che tutto è fondato nel processo della liturgia e dall'altra parte nella tradizione. Beh, queste due sono unite, no? Nella tradizione, una tradizione viva. Se è unito a questo, beh, puoi fare quasi tutto, puoi fare praticamente tutto. Bene, per fare ancora più chiaro, no? Quanto è importante, diciamo prima questo, perché se noi facciamo insieme, non solo questo povero architetto, o non solo prete da solo, o il parroco da solo, noi così, proprio fisicamente, concretamente, come Chiesa, il corpo di Cristo, facciamo, costruiamo Chiesa come edificio, no? Veramente lo facciamo insieme, altrimenti è una cosa astratta, lo fa uno da solo. E questo architetto di questo tempo nuovo, credo, è chiamato unire anche diverse arti insieme, perché nell'epoca critica potevano essere separate e siamo arrivati al tempo del XX secolo, quando abbiamo totalmente distrutto e separato architettura dalla pittura. Perché chi conosce un po', non so, un Corbusier, Mies van der Rohe, quelli che erano la potenza del XX secolo e influsso del quale viviamo ancora oggi, hanno distrutto l'immagine. Ed è normale, è la fine di una epoca. Epoca critica e la separazione bisognava vivere al massimo, e adesso la viviamo al massimo, ancora oggi, no? Dunque gli spazi nuovi sono vuoti. Però, quando sono stato in museo, in un grande museo, di Metropolitan Museum, no? A New York, chi conosce, per vedere che è veramente molto concreto, ho chiesto una sola cosa al Signore: Signore, fammi vedere come l'arte è come diverse arti sono state connesse tra di loro durante la storia. E lì ci sono tutti i tempi, da Egitto fino ad oggi. E se tu percorri Egitto, poi Greci, poi Bizantini, fino ad oggi, tu sempre vedi architettura, perché o c'hanno i dipinti o c'hanno i pezzi proprio concreti. C'è un pezzo, no? Lì che hanno portato da non so dove, da tutto il mondo, e vedi che è sempre unito, non era mai vuoto, no? Dunque, spazio, architettura, e questo spazio o era dipinto, o c'era basso rilievo, o c'era mosaico. Dunque non esisteva spazio senza immagine, e non esisteva praticamente immagine senza lo spazio. Dunque tutto va insieme. Fino ad oggi, no? Oggi questo abbiamo separato, ma abbiamo detto ormai questo tempo è finito. Perciò, no? Come fare questo spazio? Beh, provare di unire le persone. Ciascuno dice un po' la sua, no? Ciascuno dice un po' la sua, si ascolta, uno dice questo, uno c'è un po' sensazione per colore, uno c'è sensazione per l'altezza dello spazio, uno c'è sensazione per che uno si sente a casa, uno non lo so, no? E queste persone collaborano insieme. Bene. E forse adesso proprio in 2 minuti vi mostro una chiesa che o la volta scorsa o ancora prima abbiamo già mostrato, ma qui capiremo un po' come questo è successo proprio in un modo molto molto concreto, no? Molto concreto, perché lì era la chiesa che ha costruito la chiesa, e la chiesa che è espressione della chiesa, anche se qualche volta tu non sai in quale direzione va. Non avete capito cosa voglio dire, ma o è questa chiesa che mi forma, lo spazio che mi formo, o sono io che formo lo spazio. Perché certo, io sto in uno spazio bello e questo spazio
divento io, quello che rappresenta questo spazio, se sono lì dentro mi forma, vedo questo padre misericordioso e divento questo figlio, no? Che del padre. Non si sa, no? In che direzione va. Ma vedi come sono colorati questi, vedi? Vedi? Vedi queste persone come sono. E vedi questo qua, che è praticamente la stessa cosa, no? Questi colori. E loro qua hanno costruito questa chiesa durante 3 anni. Certo, io non voglio dire che adesso voi qui a Molise dovete incontrarvi e costruire insieme, adesso tutti i preti e famiglie. Beh, in Africa forse era diverso, era una situazione, in un altro posto si fa diversamente, ma per capire loro tutti hanno partecipato in un altro modo, perché qui sono gli operai, proprio operai che si occupano con questo, perché hanno chiesto una piccola ditta locale che non ha mai fatto una cosa così, no? Ma poi hanno aiutato gli altri, perché vedi, no? Sono arrivati dopo il loro lavoro, hanno lavorato insieme, no? Ciascuno quello che poteva. Guarda, l'arte, qui nessuno ha fatto prima, ma c'era una missionaria da Italia, molto amica del parroco, anche lui italiano, e hanno fatto questo insieme. Ma il parroco ha fatto così, no? Il parroco ha cominciato senza un soldo praticamente. Il parroco con gli altri ha provato di unire queste persone. Ed è successo, no? Ed è successo questo spazio. E qui tante cose hanno fatto insieme, con le mani loro, no? Guarda questi. Beh, questi lavorano, questi riposano, ma comunque... E vedi i colori, no? Chissà da dove, ma quando c'è la vita ci sono i colori, certo, ci sono i colori. Guarda, anche qua, no? Quasi non capisci, vedi tutto unito, vedi chiesa, corpo, ma anche qua chiesa, corpo, con tutti questi personaggi, santi, no? Tutto diventa una sola cosa. E questa era un po' l'idea, no? Forse mostrare oggi più un modo, non adesso bisogna fare così o cosà, ma un cosa potrebbe essere, come potrebbe esprimersi questa arte liturgica e in che modo farla. E questo che unisce tutto è insieme, è la comunione, è la relazione, è un capire tutto, perché senza questo sarà impossibile esprimersi in questa epoca nuova, no? E vedi ancora questo che abbiamo già menzionato, ma forse oggi è ancora più facile capire. Missione della Chiesa, come Chiesa può evangelizzare. Abbiamo detto, nell'epoca nuova è inutile pensare che sarà attraverso le regole, leggi, no, ma attraverso la vita. E qui questi hanno visto la vita. Hanno visto la vita, bene. E cosa hanno fatto? Nella casa volevano la stessa cosa. Ma nessuno gli ha detto dovete fare questo, no. La vita era bella, no? Vedi qua, persino uno ha messo un po' i colori, certo in un modo molto grezzo, no? Si è fatto a casa un posticino così. Dunque, quando una cosa è bella, attira poi da sola. Bene, mi fermerei qua. Adesso.